E se dovessimo smarrire la targa della nostra auto o peggio ancora ci venisse rubata, che cosa dobbiamo fare? Vediamolo insieme. Benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vedremo cosa fare nel caso in cui ci venisse rubata la targa dell'auto o magari la smarriamo per un motivo qualsiasi, magari dopo un incidente. E vedremo anche cosa fare nel caso in cui la targa con il tempo si fosse deteriorata o si fosse rovinata proprio a causa di un incidente. Nei primi due casi, quindi di smarrimento o di furto, la prima cosa da fare è per legge entro 48 ore dal momento in cui ci accorgiamo che non abbiamo più la targa, dobbiamo rivolgerci alle forze dell'ordine per sporgere denuncia. Una volta che abbiamo fatto la denuncia, per poter circolare, perché dobbiamo aspettare all'incirca una quindicina di giorni, tra i 15 e i 20 giorni, perché la targa magari non venga ritrovata, per poter circolare dobbiamo crearci noi una targa con un pezzo di plastica dal fondo bianco della stessa dimensione della targa che non abbiamo più sull'auto, sulla quale possiamo scrivere magari con un pennarello indelebile le informazioni che c'erano sulla vecchia targa. Una volta fatto questo, allora possiamo circolare e aspettare questi 15-20 giorni per vedere magari che la targa non venga ritrovata o per comunque aspettare che le forze dell'ordine facciano le loro ricerche. Una volta decorsi i 15 giorni, con la denuncia fatta, possiamo rivolgerci a uno sportello telematico dell'automobilista, in un ACI o in una motorizzazione civile per richiedere la reimmatricolazione dell'auto. Sì, perché non ci daranno una copia della vecchia targa, ma ci daranno una nuova targa, un nuovo libretto di circolazione e un nuovo foglio di proprietà, oppure il certificato unico. Una volta passati questi 15 giorni, possiamo quindi rivolgerci ad una ACI o a una agenzia di pratiche auto e richiedere la reimmatricolazione dell'auto. Per far questo abbiamo bisogno della denuncia, abbiamo bisogno dei bollettini, dei vari bollettini che vanno pagati per le varie imposte di bollo, del libretto di circolazione, del foglio di proprietà, un nostro documento e la targa che è rimasta. E se eventualmente magari ne abbiamo perso solo una o è stata sottratta solo una. Presentata questa documentazione, il costo all'incirca, se facciamo tutto noi, è intorno ai 100 euro. Se decidiamo di rivolgerci ad un'agenzia di pratiche auto, dobbiamo mettere in conto all'incirca una cinquantina di euro in più. Una volta presentata tutta la documentazione, perché ci arrivino le nuove targhe, il nuovo libretto, il nuovo foglio di proprietà, passeranno all'incirca una settimana, 10 giorni. Quindi, ricapitolando, entro 48 ore la denuncia, fatta la denuncia possiamo fare la targa sostitutiva noi stessi, 15 giorni dobbiamo attendere perché magari non venga ritrovata la targa e passato questo tempo dobbiamo presentare tutta la documentazione e aspettare all'incirca un'altra settimana perché ci arrivi tutta la nuova documentazione. Come vi dicevo, possiamo però rivolgersi ad un'agenzia di pratiche auto che disbrigherà il tutto se magari non avete tanto tempo o se non siete tanto pratici da girare in tutti questi uffici. Nel caso in cui la targa invece si dovesse essere deteriorata con il tempo oppure dopo un incidente, l'iter rimane lo stesso tranne quello della denuncia alle forze dell'ordine. Quindi, come vi dicevo, è importantissimo entro 48 ore fare la denuncia, non solo perché senza la denuncia non possiamo circolare anche con la targa sostitutiva, ma ci mettiamo al sicuro da eventuali illeciti fatti con il nostro numero di targa, che poi potrebbero crearci dei grattacapi non da poco. Per cui subito, come ci accorgiamo di non avere più la targa sulla nostra auto, rivolgiamoci alle forze dell'ordine. Bene, penso di avervi dato una panoramica abbastanza completa. Magari nella descrizione o nel primo commento vi lascerò i numeri dei bollettini con gli importi, anche se questi poi nel tempo possono variare.
per cui potrebbero lasciare il tempo che trovano. Rivolgetevi quindi meglio ad una ACI o alla motorizzazione civile o ad una agenzia di pratiche auto per conoscere il giusto importo di tutto quello che dovete pagare, anche perché alcuni bollettini variano da regione a regione. Bene, penso di essere stato abbastanza chiaro. Se avete delle domande da farmi, fatemele tranquillamente nei commenti. Se vi piacciono questi video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E se vi va, seguitemi anche sui social. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!